Cari telespettatori, il weekend si avvicina e comunque si avvicina il periodo classico in cui molte famiglie, approfittando anche di alcune festività per i ragazzini a scuola, prenderanno in seria considerazione l'opportunità di andare a sanificare il proprio organismo, il proprio spirito, il proprio umore in montagna, perché la neve, non ovunque, ma in certe località ben precise, perché poi sapete che il tempo è particolarmente strano, ovviamente ha reso benefiche queste zone. Stiamo parlando dell'Alpe Cimbra, in modo particolare ribadisco, Folgheria, Longarone, Luserna, si sono imbiancate completamente. Le piste però funzionano da un po' di tempo, sono sempre battute, sempre pronte ad ospitare non solo gli sciatori provetti, ma un po' tutti, con tante tante attività, tanti eventi. Noi vi teniamo periodicamente aggiornati anche con i nostri servizi su che cosa avviene in Alpe Cimbra e quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, scesi direttamente dalle zone di Folgheria, dove c'è un tempo splendido. Peraltro, Daniela Vecchiato, direttore APT Alpe Cimbra, grazie di essere qui con noi Buongiorno a voi. Buongiorno nuovamente. Michael Recht, invece, amministratore delegato APT Alpe Cimbra, a grazie tutti. anche a lei. Allora, cominciamo col nostro amministratore delegato. Che novità ci sono? E soprattutto vediamo anche un pochettino com'è andata la stagione del Natale, il periodo così, come si è aperta la stagione invernale in generale. Cosa sta succedendo adesso? Noi siamo molto soddisfatti, nel senso che le nostre piste, Folgheria, Lavarone, 100 km, sono perfette dal giorno d'apertura. Noi abbiamo aperto con il ponte dell'Immacolata, poi via via con Quindi siete Natale. riusciti con l'8 dicembre a Ah, dare avvio a ecco, tutto, assolutamente cosa che è sì. stata per Noi alcuni un po'. abbiamo un sistema di innevamento programmato che non ci delude mai e non delude i nostri turisti, i nostri clienti. Le piste sono state dal primo giorno perfette. Abbiamo ricevuto, devo dire, tantissimi complimenti anche per essere riusciti con poca neve naturale ad ottenere un piano sciabile soddisfacente. Le feste e le vacanze natalizie sono andate benissimo, abbiamo avuto un grande pienone, soddisfazione della gente, ricchissimo di eventi, ricchissimo veramente di proposte. E questo è il mese di gennaio che è stato ricco di sole, è arrivata per ben 2 volte la neve naturale, che ovviamente ci rende felici noi, Sì, ma perché rende soprattutto tutto bianco, i più nostri piacevole. turisti. Sono entrati nel vivo anche i nuovi eventi di questa stagione, dalle albe in rifugio alle nostre biciclette, le fat bike. Poi Daniela vi racconterà delle slitte trainate dai cani che partono proprio questa settimana, quindi vi devo dire assolutamente che per quanto riguarda Folgheria, Lavarone e Luserna c'è una grandissima soddisfazione sia nostra che dei nostri clienti Qua per stiamo ora. vedendo le immagini, quella è la situazione esistente, Daniela. Questa è la situazione esistente proprio della settimana scorsa, una neve che è scesa proprio su un manto che era stato preparato con il nostro sistema di innevamento e quindi, come dire, si è compattata maggiormente. Io ho sciato anche ieri giusto per portarvi notizie fresche ed è veramente un peccato non salire in macchina e venire su sulle nostre piste di Folgheria e Lavarone perché le piste sono eccezionali. Abbiamo ospitato lo scorso fine settimana un'importante competizione organizzata dalla FISI Padova che colgo l'occasione per salutare. Sono nostri amici come gli Sci Club di Padova che svolgono regolarmente l'attività e anche loro sono rimasti impressionati proprio dalla qualità delle piste. Quindi, come dire, l'unico modo per verificare che nonostante, come dire, l'inverno non sia stato così copioso di nevicate, ma di verificare che le piste sono veramente belle, l'unico modo è di venirle a provare. Noi sicuramente ve lo diciamo, vi invitiamo, però vi chiamiamo anche a venire a sciare, ma a questo punto anche a ciaspolare, perché tutti i percorsi sono percorribili. Vi abbiamo preparato una guida bellissima che è in distribuzione nei nostri uffici APT, dove abbiamo indicato sia dei percorsi un po' più complicati per chi è allenato, ma anche dei percorsi ferri. Quindi che si possono fare tranquillamente con i bambini a partire dai 5 anni. Che belli questa cosa qui, veramente È entusiasmante. Quindi entusiasmante. non ci si perde con le ciaspole. Non ci si Giusto perde, per. soprattutto se seguite, diciamo, questi percorsi consigliati per la famiglia. Ovviamente, chi vuole affrontare delle salite, dei percorsi un po' più impegnativi, ci sono le guide a disposizione. Abbiamo delle uscite organizzate anche come APT, quindi noi consigliamo sempre,
come dire, di scegliere percorsi itinerari che siano un po' consoni alle vostre capacità anche di orientamento. Personalmente non ho senso dell'orientamento e quindi al di là di quelli che rimangono, come dire, a Mille Grove o a Passo Coe, insomma, che capisco dove sono, non mi andrei ad avventurare non da non sola, la vediamo no, più quindi qua, riconosco i miei limiti. Assolutamente. Allora, il discorso delle piste innevate sempre è una cosa importante che forse non arriva a chi sta in pianura, non vede la neve, anzi ha notizie diverse. La temperatura è scesa notevolmente, quindi è una cosa importantissima. E questo sistema capillare è un investimento che è stato fatto dagli impiantisti di sci da voi, no? Sì, è stato un investimento indispensabile perché l'inverno è sempre stato, ma nella storia, non è aleatorio. solo negli ultimi anni, come dire, fa un po' quello che vuole, quindi la neve arriva quando meglio crede e ormai però per noi che ci occupiamo di turismo, ma anche per la clientela che prenota e vuole venire in vacanza, è indispensabile sapere che C'è, comunque la il neve piano c'è. sciabile è garantito. Quindi noi abbiamo in passato fatto degli investimenti molto importanti, abbiamo il 100% delle piste da sci coperte di innevamento programmato e tipicamente con buone temperature in solo 3 giorni, 4 giorni al massimo di innevamento riusciamo ad aprire. Quindi questa è stata per lungo tempo e lo è ancora per Folgari, Lavarone e Luserna una grossa garanzia nei confronti proprio dei nostri amici, dei nostri sciatori che comunque ci hanno scelto per anni, proprio per il fatto che in qualsiasi condizione meteo noi siamo pronti per partire, per aprire le Quindi è un piste. punto di forza, È un senza punto dubbio. assolutamente di forza, poi quando la temperatura ci dà anche una mano, tipo questa mattina era meno 10 a Passo Caspita. Coe, come dire, certamente riusciamo a fare ancora meglio. Poi dicevamo anche in precedenza che Passo Coe con Mille Grobbe sono zone particolarmente nevose, sono elevate in quota perché Passo Coe supera i 1600 metri ed è un ottimo punto di partenza per le escursioni con le ciaspole, ma anche per il nostro centrofondo che peraltro è interamente aperto, abbiamo la pista da 5, da 10 appena battute e solamente con neve naturale, questo anche a testimonianza del fatto che ha nevicato e quindi per chi ricerca veramente il mondo bianco, per chi ha voglia di immergersi nella delicatezza della neve fresca, venire oggi a Folgheria o Lavarone veramente può rispondere alle esigenze e al piacere, insomma, della neve. Assolutamente. Sciatori, ma non solo, anche perché è bene ricordarlo, perché poi li ringraziamo anche di averci scritto, ci rendiamo conto che alcune persone anche anziane hanno difficoltà a scrivere, per cui vabbè, rendiamo partecipi di chi partecipa alle nostre trasmissioni. Molti sono rimasti entusiasti dai racconti che avete fatto di Luserna. Un target un po' diverso, magari quello che sono i nonni, che però hanno detto mai saputo di queste cose, forse è stato raccontato da voi, quindi a questo punto i complimenti in modo particolarmente entusiasmante, ma il fascino di una montagna vista non solo per sciare, ma per tutto quel resto che offre, poter accompagnare anche i nipoti, andare alla scoperta di luoghi come questi è eccezionale, quindi non solo la località di sci dove tu sci e basta, però c'è tutto un contorno anche culturale. Sì, raccontarlo a voi in realtà aiuta anche noi a prendere atto di quante cose ci sono sull'Alpe Che a volte Cimbra. si Si vivono, si danno per danno scontate, no? per scontate, no? Poi quando cominci a fare l'elenco dici: ma veramente è un territorio molto ricco. Questo nome Alpe Cimbra, che è stato scelto proprio per identificare un territorio in cui vivono i Cimbri, che è il territorio di Luserna, che riporta quella che è l'identità culturale forte di questi luoghi, quindi una minoranza linguistica che è riconosciuta che vive su Luserna. Luserna è un villaggio bello, piccolo, dove veramente il tempo si è fermato, dove le persone. Vero, perché ci hanno chiesto Vero, questo, vero, non è stato vero. costruito, No, perché no, no, forse no. non ce l'avamo spiegati bene, è vero. No, no, è vero, non è come il villaggio di Babbo Natale che costruiamo Esatto, a Natale. bravissima, è un Questo villaggio vero. vive, è fatto di persone, come in realtà tutta l'Alpe Cimbra. A me piace sempre dire, noi raccontiamo attraverso le foto, attraverso i video, la montagna ce l'abbiamo tutti, la neve anche, insomma, chi più, chi meno. Ma quello che ci rende particolari sono le persone che vivono in questi luoghi, persone che sono attaccate a questi territori e che hanno, come dire, la capacità di trasferirlo anche ai nostri ospiti. Quindi, quando si va a Luserna, Malavarone o anche a Folgaria, banalmente parlando con chi lavora anche nei supermercati, nei locali, si possono cogliere delle sfumature veramente particolari di questi territori, che hanno una tradizione
tradizione veramente millenaria. Luserna è bellissima per le ciaspole, in particolare d'inverno, per chi vuole calarsi nella storia attraverso il centro di documentazione, dove viene appunto raccontata la tradizione, in particolare quella dei merletti, che è un fiore all'occhiello di Luserna, e così Lavarone con il suo museo del miele, su Folgaria abbiamo le fattorie didattiche, quindi c'è sicuramente una componente sci, ma c'è una componente molto più ricca che permette a tutti di trovare qualcosa da fare nell'arco della giornata. Quest'inverno ci sta regalando delle giornate lunghissime perché c'è sempre il sole, no? Ah, quindi a bello. Differenza degli inverni più nevosi, dove alle 3 è già grigio e buio, quest'anno veramente stiamo godendo del sole e di giornate lunghe. Allora, come vi dicevo, c'è la neve sulle piste da sci, ma abbiamo altre attività, abbiamo cercato di arricchire tantissimo la nostra proposta, abbiamo le fat bike, quindi queste biciclette particolari per andare sulla neve con 60 km di percorsi tra Folgaria, Lavarone e Luserna, un istruttore a disposizione, un noleggio, quindi per chi non ha la bicicletta la può comodamente noleggiare in loco e gli viene insegnato come muovere le prime pedalate sulla neve, e partirà proprio questi giorni grazie alle nevi il centro Sleddog a Passocoe, quindi slitte trainate dai cani, dove possono cimentarsi i bambini a partire da piccolissimi, sono ospiti della slitta, e a partire dagli 8 anni la possono già guidare. Ah, quindi bello. Un'esperienza che, come dire, rende ancora sì. più ricca una vacanza che alla fine è fatta di emozioni, è fatta di particolari, e quindi ognuno può scegliere il particolare che più lo gratifica. Infatti, quali sono stati gli eventi più significativi? Ma ti raccontavo prima del Trentino Ski Sunrise, che è uno degli eventi, siamo al secondo anno che lo proponiamo, e consiste nel salire presto al mattino alle 6, 6 e mezza, quindi è ancora notte fonda, è buio completo, si sale in quota con la seggiovia, si raggiunge il rifugio, lo abbiamo fatto tra Lavarone e Luserna al Baito del Nef, l'ultimo weekend l'abbiamo fatto al rifugio Stella d'Italia a Folgaria. Si raggiunge il rifugio dove i gestori dei rifugi preparano una ricchissima colazione fatta di prodotti a chilometri zero, trentini e in modo particolare dell'Alpe Cimbra, quindi si aspetta il sorgere del sole ed è un momento che di per sé è veramente caratteristico, perché quando il sole sorge è un po' come quando la natura si risveglia, no? E quindi c'è questa atmosfera quasi surreale all'esterno, attorno al fuoco, dove queste persone che tipicamente provengono da molto lontano veramente assaporano quasi il respiro della montagna, il respiro della natura. Si mangia questa ricca colazione, è un momento anche che lo definisco veramente alpino, lo definisco un momento di confronto tra persone del luogo, perché tipicamente ci sono i maestri di sci, le guide alpine, il gestore del rifugio, che direi di norma è un personaggio. E poi si scende lungo la pista da sci, ovviamente immacolata, totalmente inviolata dal punto di vista della battitura, e quindi si ha il privilegio di percorrere questo. Ed è un evento che ci sta dando grandi soddisfazioni, cioè, piace tanto, ne abbiamo ancora due in programma. Quando saranno? Saranno il 14 di febbraio al rifugio Baitatonda, poi ne abbiamo un altro a Lavarone al rifugio Tana Incantata. Comunque tutte le date, gli orari, le informazioni le trovate sul nostro sito internet, che veramente vi invito anche a visitare, perché è un po' l'enciclopedia di quelle che sono le nostre caratteristiche, vediamo la nostra proposta, la nostra passione. www.alpecimbra.it, molto semplice. Ecco, quindi questo è uno degli eventi caratteristici. Daniela prima ha fatto qualche cenno sulle ciaspole. Questo weekend, domenica, a Vezzena, a Millegrobbe, c'era Ciaspo Vezzena, che è una gara competitiva di corsa con le ciaspole. Ah. Abbiamo avuto centinaia di iscritti, nonostante ci fosse un po' di vento, però questi temerari veramente si sono cimentati. Si è appena svolta, quindi. Assolutamente sì, era presente anche il campione del mondo della categoria, insomma, sportiva. E com'è andata? È andata molto bene, perché Millegrobbe in modo particolare è uno dei
posti magici dell'Alpe Cimbra, oltre ad essere una capitale dello sci di fondo, Ah, perché sci di fondo e Ciaspole e Mille Grobbe, quindi per assolutamente sì. specificare. Peraltro ha appena aperto questo nuovo pubblico esercizio che è un ristorante, esercizio rurale, dove si può anche dormire e ha questa caratteristica di esercizio rurale perché uno può cucinare all'interno di queste camere, è veramente, veramente molto Ma si dice bello. sempre a Mille Mille Grobbe. Grobbe, si chiama Malga Mille Grobbe e poi Malga Mille sotto c'è Grobbe. uno splendido centro wellness con delle vetrate affacciate su questa conca che d'estate è un bellissimo alpeggio e che d'inverno invece è il parterre della grande competizione di fondo che è la Mille Grobbe Sembra di essere lì praticamente già nel centro di prima, della descrizione bellissima. No, fantastico. Parlando anche dello sci di fondo, perché abbiamo avuto anche alcuni che ci hanno chiesto delle piste da fondo, se ci sono, perché giustamente facendo riferimento c'è la tradizione che a Folgheria, fondo piccolo, fondo grande, c'hanno sempre le piste da discesa, Passo Coe, fondo. Sì, Ma mi Passo sembra Coe, che Mille anche vicino a Grobbe. questo punto Mille Sì, Grobbe tra in che... stagioni normali, no? Quindi adesso l'altro giovedì dovrebbe nevicare di nuovo, quindi speriamo che scenda ancora neve. Quando siamo a regime abbiamo complessivamente oltre 80 km di fondo tra Folgheria e Lavarone. Sono due centri storici per lo sci di fondo dove si svolgono anche manifestazioni Importanti importanti a come livello questa, sì. internazionale. E attualmente sono aperti gli anelli da 5 o 10 km, la 15 non siamo ancora riusciti ad aprirli, ma vista la situazione generale è sicuramente un trionfo e soprattutto la qualità delle piste anche da fondo è ottima. Quindi, insomma, amici fondisti, prendete gli sci e Sì, perché venite. per tutta l'età tranquillamente, anche per chi non vuole cimentarsi proprio Sì, con chiaro, allora i fondisti si dividono sostanzialmente in due due grandi. categorie, no? Ci sono gli agonisti, loro li vediamo arrivare prima del sorgere dell'alba perché vogliono essere proprio i primi a provare le piste, solitamente verso le 10 del mattino, dopo Hanno che già si sono fatti finito. 50 giri degli anelli, ritornano a casa. E poi ci sono gli appassionati. Lo sci di fondo è un modo, se vogliamo, anche semplice per approcciare gli sport di scivolamento, quindi magari chi non si sente così vicino allo sci da discesa, perché con poche nozioni veramente tutti possono provare lo sci di fondo e senza avere la fretta di terminare l'anello in un'ora si può trascorrere una giornata bellissima. Tra l'altro le piste da fondo si trovano in contesti naturalistici che sono veramente belli, quindi è molto facile incontrare la lepre, incontrare il camoscio, il capriolo, Addirittura. perché i fondisti poi sono solitamente molto silenziosi, quindi questi luoghi rimangono un po' incontaminati, quindi è un modo anche molto divertente proprio per scoprire la natura e poi soprattutto le donne ritornano ben tonificate perché con lo sci di fondo si consumano tantissime calorie, quindi dopo Eccolo una buona colazione all'alba in Malga là. è consigliato magari un giro anche sugli anelli da fondo. Hai detto la parolina magica. Allora, pubblicità, poi ritorniamo sulla neve.